Oggi, l'8 marzo, nelle sale dei Musei Reali a Torino, i grandi paesaggi del nord Europa rivissuti da Konrad Mägi, un importante pittore estone. Sentiamo Martino Villosio. Pennellate irrequiete e colori intensi, il mistero cercato dietro la bellezza. Konrad Mägi, capostipite della pittura estone moderna, dipingeva così la vegetazione costiera delle sue isole, i laghi e le nuvole, i tramonti drammatici. Luce del Nord, ospite fino all'8 marzo dei Musei Reali a Torino. 50 opere per scoprire un artista dalla vita breve, attivo nel secondo decennio del Novecento, con una ricerca personale basata su due cardini. Il colore, ci spiega il curatore della mostra, potente e capace di esprimere le sue emozioni profonde, e poi la natura, che per lui non era solo qualcosa di bello, ma piena di segreti e misticismo. Dipingo con l'anima, scriveva Mägi, accostato a Van Gogh e Sisley, a fauvismo ed espressionismo, tante correnti, l'originalità di una pittura sprigionata dai propri paesaggi. La civiltà urbana non è così importante per noi quanto il contatto profondo con la natura. Ed è per questo che ancora oggi noi ci identifichiamo così intensamente nell'opera di Konrad Mägi. Tanto che ieri a Torino c'era anche la Presidente della Repubblica Estone, che ha prima regalato un albero alla città, per poi assistere all'inaugurazione della mostra di un pittore poco conosciuto alle nostre latitudini. Durante il periodo sovietico queste opere sono state ritenute troppo soggettive, diciamo portatrici dell'individuo e quindi cancellate, diciamo così, dall'identità estone. Quasi un risarcimento voluto dai Musei Reali questo viaggio a Torino, per un artista che dipinse anche in Italia, Roma, Venezia, Capri, dalla luce del nord a quella del Mediterraneo, senza perdere quello sguardo emozionato e inquieto sulla realtà.